Noi abbiamo un ottimo rapporto con voi come comune e riteniamo che la vostra presenza attiva, la presenza delle vostre aziende, il fatto che riusciate a fare business sia un valore per l'intera città, perché il valore siete voi stessi. E nel momento in cui stiamo giocando questo momento di sviluppo difficile della città, la collaborazione con voi, con tutti voi e con chi vi rappresenta, per noi è veramente importante, cioè è uno di quei momenti in cui tutti quanti capiamo in modo più che chiaro che è opportuno fare squadra. Fare squadra è un termine, un'affermazione che viene spesso fatta senza che questo poi rappresenti qualcosa di effettivamente efficace, invece vogliamo fare in modo che diventi efficace. Su che tema in particolare tra gli altri? Ce ne sono tanti su cui stiamo lavorando insieme. Oggi parliamo della questione dell'housing sociale. L'housing sociale è il tentativo che l'amministrazione sta facendo di far sì che si possa dare risposta al bisogno della casa a prezzi accessibili, dove prezzo accessibile è certamente la casa da poter dare a persone che sono in una situazione difficile economica, di bisogno, difficile anche dal punto di vista sociale, ma poter far sì che abbiano la casa fino alle giovani coppie, le famiglie numerose, i lavoratori fuori sede, gli studenti universitari, tutte quelle realtà che fanno ricca Milano, ma che oggi fanno fatica a trovare spazio a Milano. I giovani vanno a abitare fuori perché non trovano casa a prezzi bassi, gli studenti universitari forse scelgono città alternative a Milano laddove trovano una condizione di vita più agevole, economicamente più sostenibile, le giovani coppie vanno fuori, le famiglie numerose non fanno più figli. Noi dobbiamo fare in modo che chiunque abbia voglia di investire a Milano trovi le condizioni per poterlo fare. Quindi abbiamo l'evidenza che la risposta che rappresenta l'housing sociale non è appena, tra virgolette, la risposta a chi è in una condizione di necessità economica, a chi è in difficoltà reale, ma è una scelta strategica per l'amministrazione. Cioè, o noi saremo in grado di dare casa a prezzo accessibile a tutti, oppure Milano diventa povera. Milano perde la sua sfida, perché nel momento in cui una persona che fa attività, diciamo, di manutenzione della città piuttosto che di gestione della città, ha uno stipendio che non gli consente di abitare la città, tutto il sistema non sta in piedi. Per questo abbiamo spinto da diverso tempo il tema dell'housing sociale. Per questo abbiamo messo a gara nella nostra città una serie di aree, le ultime che avevamo pubbliche, per realizzare insieme ai privati qualche migliaio di alloggi in housing sociale. Perché l'altro tema che abbiamo deciso di giocare è il mix sociale e il mix funzionale, cioè non vogliamo più fare quartieri ghetto, vogliamo che i quartieri siano tali per cui possano vivere vicini tra loro persone che sono in condizioni economiche e sociali diverse. L'area di Cascina Merlata, l'area di Bovisa, le caserme che verranno riqualificate, cioè tutte quelle aree grosse che hanno funzioni ormai non più attuali, vecchie, che rischiano il degrado. Allora, in quegli ambiti che verranno riqualificati grazie alle regole nuove che il piano di governo del territorio sta dando, il 35% degli alloggi dovranno essere in housing sociale. E in tutti gli altri interventi, quelli più piccoli, che vengono normalmente a modificare la città, laddove gli operatori vogliano realizzare con noi alloggi in housing sociale, hanno un incentivo volumetrico. Cioè le aree di Milano, da che il PGT sarà approvato, avranno un indice edificatorio pari a 0,5. Se ci fanno 0,35 di housing sociale, hanno uno 0,15 di incentivo. Cioè vuol dire che avremo tendenzialmente nel tempo quartieri, ambiti in cui il 35% degli alloggi saranno di questa tipologia. Questa tipologia che caratteristiche deve avere? Uno, deve avere un'area che costa poco, perché se l'area costa tanto, il prezzo finale non può più trovare persone che siano in grado di acquistare o di affittare. Il piano di governo del territorio, introducendo questo incentivo volumetrico, di fatto genera delle aree a costo nullo ed è tutto il lavoro fatto con Assimpreli, discussione con Assimpreli e quant'altro. Cosa vuol dire? Che questo 35% avrà un'incidenza nel costo finale di realizzazione, un'incidenza dell'area prossima allo zero. Per fare in modo però che questa grossa quantità di alloggi, ipotizziamo nei prossimi 20 anni circa 30.000 nella nostra città, con già alloggi che sono in fase edificatoria adesso, per far sì che questi alloggi siano sostenibili economicamente, dobbiamo cercare di fare in modo che i costi si abbattano da tutti i punti di vista. E allora stiamo cercando di appunto fare squadra per fare in modo che ciascuno possa contribuire
a far sì che guadagnando col proprio lavoro abbia un mercato certo, significativo dal punto di vista della dimensione, aspettandosi un ritorno del proprio investimento inferiore a quello che probabilmente si aspetterebbe facendo quantità minori di investimento, cioè dimensioni minori ma con plusvalenza maggiore, però possa avere mercato, cioè le aziende possano continuare a lavorare, alla fine l'esito sia che ci possano essere questa tipologia di alloggi nella città. E quindi abbiamo bisogno che chi lavora nel sociale collabori con noi, i costruttori collaborino con noi, le banche collaborino con noi, le fondazioni collaborino con noi, il Fondo Nazionale collabori con noi, la Regione collabori con noi, appunto, dicevo, fare squadra. Di questa squadra potete fare parte anche voi. Noi riteniamo che se ci siete anche voi è meglio. E per questo abbiamo inventato insieme con voi, insieme con Assimprede e l'Ordine degli Architetti, questo repertorio. Che cos'è? Di fatto è il tentativo di generare delle tipologie di alloggi arredati, inizialmente erano solo alloggi, poi incontrandovi abbiamo detto arredati, che abbiano delle caratteristiche di qualità alta ma standardizzabili. Vuol dire che nel momento in cui voi dovete costruire X alloggi allo stesso modo, costa meno, magari avete anche individuato la modalità insieme con chi realizza l'alloggio stesso per far sì che quello che voi potete realizzare sia fatto in modo tale che voi possiate avere un costo basso, con un'efficacia alta. Anche perché quando parliamo di alloggio sociale è chiaro che l'utente stesso che entra nella casa, il cittadino residente nuovo, noi vogliamo che trovi qualità alta, ma ovviamente sarà anche disposto, per avere prezzi più bassi, a non andare a scegliere la Bulthaus. Di non avere una scelta tra mille opportunità, ma standardizzata, qualità alta, standardizzazione, prezzo basso, costo anche per voi inferiore, con un margine che inizia a diventare con un rischio inferiore. Abbiamo quindi inventato una modalità, anche in un momento di crisi come questa, di preinvestimento di Assimprede, cioè degli operatori di Assimprede, del mondo degli architetti e vostro. Cos'è quindi questo repertorio? Abbiamo individuato una serie di caratteristiche insieme con loro, insieme con Assimprede e con il mondo degli architetti, che siano prestazionalmente importanti, diano delle prestazioni buone sia di qualità che dal punto di vista, diciamo, energetico degli edifici e anche dei costi, per cui vi potrete iscrivere partecipando a questo bando insieme con raggruppamenti di imprese che verranno a crearsi, e gli alloggi quindi potranno essere preprogettati in modo che poi, una volta scelti, potranno essere realizzati a costi contenuti, con qualità alta, ripeto. Cosa genererà questo bando? Una sorta di catalogo, per cui noi ci immaginiamo che il giorno in cui l'operatore che compra la tal area voglia realizzare un intervento di riqualificazione urbana, piccola o grande che sia, avrà bisogno lui stesso di avere interlocutori che certamente costruiscano qualità alta a prezzi bassi in quell'area che completi il loro progetto. E diventa un problema anche suo, visto che gli è imposto oppure ha un incentivo volumetrico per farlo. Allora, volentieri, probabilmente, se saremo bravi a realizzarlo, quindi se sarà alta la qualità degli interventi che faremo con prezzi sostenibili, con costi per voi sostenibili e prezzi finali sostenibili, prenderà piede. È un lavoro che, fatto insieme da realtà presenti sul territorio credibili, l'operatore dal catalogo sceglierà. Voi anzi potrete andare dall'operatore dicendo: io faccio parte di questo catalogo, sono disponibile a fare questa cosa per te, l'amministrazione ci ha riconosciuto come lavoro valido. Allora, quello che stiamo generando è uno strumento che, in qualche modo, facendo investire un po' tutti noi, agevola un percorso complesso in cui riteniamo di poter riuscire a dare una risposta a residenti della nostra città, presenti o futuri, che hanno bisogno di avere prezzi accessibili, facendo guadagnare tutti quelli che vi partecipano. Questa è la sfida che ci lanciamo. È uno strumento di questa natura: quanto più voi avrete voglia di partecipare secondo questo approccio, tanto più riusciremo ad ottenere un risultato vero. Un risultato che, magari, oltre che nel catalogo che potranno tutti quanti consultare, andrà magari sulle riviste e quant'altro. Potrà essere un modello esportabile se funziona. Ovviamente tutti quanti dobbiamo cedere qualcosa. Dobbiamo oggi rischiare di preinvestire in una progettualità che veramente abbia le caratteristiche che ho detto, cioè costi ridotti, una plusvalenza accettabile, qualità medio-alta. Cioè dovete pensare anche voi di poter vivere in un posto come quello che andrete a realizzare. Penso che sia normale per voi, ma se pensate che lì ci possono andare a vivere i vostri figli, voi stessi,
cercherete di fare il meglio che potete. Credo che con questo lavoro che stiamo cercando di fare insieme, la nostra alleanza, l'alleanza che l'amministrazione deve e vuole fare con tutte le realtà buone del territorio, possa solo crescere, trovare poi opportunità che via via ci inventeremo. Mi auguro che vogliate collaborare con noi, anzi ne sono certo, perché quello che mi dicono i vostri rappresentanti, anzi quello che stanno facendo, lo dimostra, e sono sicuro che ne saremo tutti soddisfatti, e magari fra qualche anno ci racconteremo di quello che siamo riusciti a fare e magari qualcuno ci ringrazierà di poter stare bene in una casa a prezzo basso.